Arcangelo di Palazzo Davalos, dove l'Associazione per le competenze multidisciplinari ha organizzato questa bella mostra di cui avete appena visto le immagini. E sono presenti dei bambini dell'Istituto Figli della Croce di Vasto che ovviamente sono venuti a vedere queste le farfalle di tutto il mondo. E partiamo dal presidente dell'associazione, da Carlo, il quale ci spiega brevemente la mostra. Poi passiamo allora a questi piccoli che sono bravissimi, in silenzio, bravi. Prego Carlo. Allora, questa è l'ennesima sfida che abbiamo voluto lanciare per dimostrare che l'ACM è presente sul territorio innanzitutto e che è capace anche di sviluppare dei progetti che si integrano con la scuola in ultima analisi. Questo è un evento che è nato principalmente per soddisfare la curiosità dei bambini e nel contempo cercare di dare qualche informazione propedeutica proprio sulla vita di questi misteriosi animali, ma stupendi, eccellenti per la loro bellezza e soprattutto per la loro effimera, ecco come potrei definirlo, non lo so, ma diciamo per me è un concetto di estrema semplicità nel contesto naturale. Allora, dottor Carlo ha detto che questi sono animali misteriosi. Sì. Misteriosi. Voi avete compreso, sono veramente misteriosi queste farfalle? No, no, no. Perché non lo so? Non lo so. Perché... No, no. E che hai visto la mostra? Ti è piaciuta? Sì. Chi ci vuole dire qualcosa della mostra? Poi un... Ecco, poi facciamo delle domande. È forte che il bruco, cioè, riesce a mangiare, cioè, è così piccolo, riesce a mangiare così veloce. Questo è un mistero però. Tu che vuoi dire? Perché? Guarda, quindi mi mangio ciò che ho detto. Vai. Ma perché gli uovi dei bruchi sono colorati? Questo ci devono rispondere loro se lo sanno, io non lo so. Se ci fosse Lucio Rosati, che è l'entomologo del nostro evento, probabilmente ti avrebbe dato delle spiegazioni sicuramente esaustive. Noi possiamo dire che probabilmente è che l'uovo si adatta all'ambiente nel quale viene depositato dalla farfalla. Forse per mimetizzarsi. Per non... Tu volevi dire qualcosa? Ma stai guardando qui. Ma perché? Perché lì? Ti sei emozionato? Facciamo parlare a lui, tu pensaci, poi ce lo dici. Vai. Ma qual è la farfalla più grande del mondo? Questo sempre se lo sa Carlo, io non sono un esperto. La farfalla più grande del mondo. Allora facciamo rispondere al fratello dell'entomologo che sicuramente ha seguito meglio la storia dell'evoluzione delle farfalle. Per quanto riguarda la farfalla più grande del mondo, sembra che debba essere, almeno di quelle scoperte negli ultimi anni, debba essere una falena ed è l'Attacus atlas, che vive nei paesi tropicali ma anche in versioni ridotte in Italia, e si dice che l'esemplare più grande visto abbia un'apertura alare di 30 centimetri. Quelle che invece vediamo in fondo sono grandi, ma sono di media grandezza. Andiamo a ver chi altro ha alzato la mano. Lui ancora? Tu. Adesso sei pronto a dirci quello che ci vuoi dire? Che ci vuoi dire? Ma il bruco, perché? Perché si trasforma in farfalla? Perché si trasforma in farfalla veloce? Posso... Ce lo dice il professore, dai. No, non sono professore. Vabbè, è un esperto. Volevo solo dirti che assistendo ad un filmato, il filmato normalmente è accelerato, nel senso che per ridurre il filmato a un qualcosa di accessibile agli spettatori, il filmato viene notevolmente accelerato, per cui il passaggio tra uovo e bruco, tra bruco e farfalla richiede addirittura dei mesi. Nel filmato è accelerato per far vedere come cresce il bruco, come si forma la crisalide e come poi dalla crisalide viene fuori la farfalla. Quindi ci vogliono dei mesi. Tu? La farfalla è così con le zampe per trovare il cibo? Le farfalle non usano le zampe per trovare il cibo. Se avete già visto il filmato vi accorgerete che la farfalla ha quest'organo qui che si chiama la spiritromba,
ed è una specie di proboscide con la quale succhia il nettare dei fiori. Quindi... Una specie di proboscide, chi altro ha la proboscide? Bravo! Quindi la farfalla vola di fiore in fiore e per raccogliere anche sui cinaghetti, per raccogliere con questa proboscide il nettare per pochissimo. Però vi dico subito che le farfalle vivono pochissimo, per cui la loro vita, in termini di giorni trascorsi è molto breve, si va da pochi giorni a poche settimane. Solo alcuni esemplari riescono a vivere qualche mese. Solo alcuni, quindi vivono poco le farfalle. Lui aveva alzato la mano per primo. Come si fa a riconoscere le farfalle maschi? Ecco, ma sempre lui ci risponde. Allora, le maestre ridono. Non è semplice, perché le farfalle non sono come gli esseri umani, che uno riconosce subito chi è maschio e chi è femmina. Normalmente la differenza tra maschio e femmina è il colore e le dimensioni. Nell'ambito delle farfalle tropicali c'è una netta distinzione tra maschio e femmina in termini di colorazione e dimensioni, vale a dire che il maschio è sempre più piccolo della femmina. Nell'ambito invece delle farfalle italiane non è molto discriminante la dimensione, ma il colore. Il maschio della farfalla della stessa specie è sempre più vivace come colore. Poi vi farò vedere degli esempi quando assisterete alla mostra. Andiamo alla femminuccia. Vedi che ha detto che le femmine delle farfalle sono più grandi dei maschi delle farfalle. Vuoi intervenire su questo? Che mangiano? Il nettare dei fiori. Il nettare dei fiori. Facciamo velocemente tu. Una farfalla appena nata, dopo vuole chiedere dopo quando volano? No, la farfalla è chiaramente prima di volare, non so se l'avete visto nel filmato già, deve prima distendere le ali, pompare la linfa all'interno delle ali, distendere le ali perché è stata racchiusa nella crisalide, quindi le ali sono tutte attorcigliate, le deve fare asciugare al sole, nel momento in cui le ali si sono irrigidite, si sono seccate, può volare. Sfarfalla si dice, quindi comincia a volare. Lui? Come vedono? Vedono le farfalle? Hanno gli occhi? Hanno gli occhi, ma nessuno ha mai avuto la possibilità di trasferire l'immagine che vede una farfalla all'interno di una telecamera. Non sappiamo come vedono. Io francamente non vi so dire se le farfalle vedono il bianco e il nero o il colore. Non lo so, l'entomologo forse poteva rispondere meglio a questa domanda. Dai! Ma le farfalle volano in gruppo o sono indipendenti? Questa è una bella domanda. Allora, le farfalle volano sia indipendenti che in gruppo. Un classico esempio di volo in gruppo, molto numeroso. A branco, per gli animali non si dice gruppo, per gli uomini si dice molto gruppo. Numeroso di farfalle è quello relativo alla farfalla monarca. La farfalla monarca, di cui esistono diverse tipologie nell'ambito del mondo, è una delle poche farfalle che riesce a vivere mesi, si dice 12 mesi, 13 mesi, e è una farfalla molto particolare perché riesce a migrare dal Canada fino alle pianure del Messico e ci sono degli estormi, dei gruppi di volo di farfalle che ammontano a circa milioni e milioni di farfalle. Queste si alzano in volo dalle pianure dal Canada, volano attraverso gli Stati Uniti e la costa californiana e arrivano fino alle pianure del Messico. Qui si fermano su delle pianure enormi, si parla di miliardi e miliardi di farfalle, non di milioni, di miliardi di farfalle. E dopodiché fanno le uova, nidificano e ripartono. Va bene, poi continuate. Voglio chiedere una cosa a Carlo: chi volesse visitare la vostra mostra qui a Palazzo Ravo? Può farlo fino a domenica alle 20, quindi a domani, dopodiché l'evento si chiude. Perfetto, grazie, continuiamo. Volevo solo aggiungere un'ultima cosa, se mi è permesso. Dopo l'evento delle farfalle diamo appuntamento a tutti
alla mostra di pittura estemporanea che faremo alla fine del mese di giugno, dove verranno pittori da tutta Italia per dipingere gli angoli più caratteristici e più belli della nostra città.